Gentili telespettatori, buonasera e ben ritrovati al Pallafiera di Forlì, dove per la terza giornata del girone di ritorno si sfidano la Pallacanestro 2.015 targato Unieuro di Gigi Garelli, capolista del girone A del campionato, e la Pallacanestro Piacentina, formazione tra le più accreditate alla vigilia del torneo e che si trova in questo momento nel gruppo delle inseguitrici dei biancorossi, ma distante ben 8 punti. Ciò nonostante è partita vera, tanto più che la squadra allenata da coach Bizzosi si presenta qui al palazzetto di Via Punta di Ferro sostanzialmente con due novità. La prima non è una novità assoluta, parliamo di Luigi Dordè, rientrato domenica scorsa nella sconfitta interna con Valsesia. L'altra sì che è una novità ed è il neo acquisto Giuliano Samoggia, giocatore prelevato da una capolista ulteriore, ovvero Orzi Nuovi, e che, lo diremo poi più compiutamente, questo campionato sa bene come vincerlo. Ciò nonostante, Massimo, e qui presento chi è al mio fianco questa sera, ovvero Massimo Frambos, per Forlì l'occasione è di quelle importanti per ribadire nuovamente la propria supremazia del girone. Eh sì, occasione importante soprattutto alla luce di quello che è successo domenica scorsa a Cecina, dove Forlì è riuscita non soltanto a vincere ma anche a stravincere la partita contro la seconda del girone, chiudendo di fatto a doppia mandata il discorso per il primo posto nel girone del proprio girone di questa Serie B. Una partita in cui Forlì ha convinto sotto molti punti di vista, non dico tutti, perché se un solo difetto si può trovare nella partita di domenica scorsa della squadra di Garelli è il calo di tensione avuto a metà partita. Probabilmente questo è l'unico problema che può avere Forlì anche nella partita di stasera, cominciata con un errore da tre degli avversari e subito Michele Ferri che prova a prendere il pitturato, a scaricare per la tripla di Pignati che prende il ferro, palla che però arriva da Vicco e si mettono così in cascina i primi due punti del match. Quintetto solito per Gigi Garelli, ovvero Vico, Ferri, Pedersini, Rotondo e Pignatti. Dall'altra parte invece Bizzosi schiera Soragna, Gasparini, Infante, Dordei e Magrini con numero 99. Ora Infante in possesso di palla, virata e primo canestro anche per la formazione di Piacenza, realizzato poi da Gasparin, giocatore che oggi deve ricoprire un ruolo propriamente non suo, quello di playmaker, visto l'infortunio di Giacomo Sanguinetti, assente per una frattura da stress al piede anche nel turno scorso. Tempi di recupero incerti ancora per l'esterno emiliano. Intanto errore, ma c'è la correzione di Paolo Rotondo, come sempre all'inizio partita molto presente sotto le plance. Rotondo è, possiamo soprannominarlo, l'uomo del primo quarto. Solitamente è quello sempre pronto a mettere canestri e punti nel corso dei primi 10 minuti di gioco, mentre Dordei è costretto a scaricare fuori. Si impapina un po' l'attacco, Dordei ringhia su di lui Pignatti, ma Gigi Dordei riesce a depositare i suoi primi due punti della partita. Piacenza che arriva oltre a Forlì, oltre che col problema ovviamente in cabina di regia. Ovviamente c'è anche il problema che probabilmente riscontreremo nel corso del match, relativo all'inserimento di fatto di due nuovi giocatori. Dordei ha di fatto esordito domenica scorsa nella sconfitta casalinga di Piacenza contro Valsesia e come dicevi tu, esordio assoluto invece per il neo acquisto Samoggia. Quindi sicuramente qualche cosa in termini di gruppo, di gioco di squadra, Piacenza la dovrà scontare nella partita di questa sera. E intanto ci sono già schermaglie tra tifoserie nel nome di Dordei, che ha sbagliato la tripla in precedenza dopo aver realizzato il canestro del provvisorio 4 pari. Da una parte i tifosi di Piacenza lo inneggiano apertamente, dall'altra ci sono storie tese risalenti a due stagioni fa tra tifosi di Forlì e Luigi Dordei. Ovviamente arrivano i fischi. Intanto fallo, Forlì 6 col canestro in precedenza anche di Luca Pignatti, Piacenza 4, e c'è Paolo Rotondo in lunetta con due tiri liberi. È subito partita vibrante, partita vera, ma ce l'aspettiamo fino alla fine. Sicuramente oggi
è un impegno molto molto tosto per i ragazzi di casa, perché insomma Piacenza non forse stasera, ma soprattutto da stasera in poi, si pronuncia come squadra destinata, diciamo, a cercare di rompere le uova nel paniere, o almeno tentare ovviamente. Intanto 1-2 per Paolo Rotondo, per il 7-4 Forlì, ancora difesa individuale da parte di Garelli, ancora con un po' di difficoltà a far circolare la palla nelle mani di Piacenza. Si va ancora da Dordei contro Vico, c'è il raddoppio, palla scaricata poi a centro area per l'appoggio di Infante. E comunque Piacenza, Massimo, in attacco trova abbastanza con continuità il canestro in avvicinamento. Sì, anche perché Forlì va ovviamente a raddoppiare su Dordei, a quel punto rimane quasi sempre solo proprio Pignatti, che va adesso a tentare la seconda tripla della sua partita e a sbagliarla, così come nel tentativo precedente. E quindi Pignatti da solo contro Infante. Infante può sempre depositare abbastanza agevolmente i due punti, mentre Gasparin in transizione è andato a segnare il vantaggio, il primo vantaggio Piacenza. E dall'altra parte Pignatti, non ho visto bene se ha perso palla o meno. La rimessa è Forlivese, dovrebbe essere di Piacenza. Vediamo. No, ancora rimessa Forlì. Si dispone ovviamente, esatto, in attacco, quindi la rimessa sarà per Forlì, affidata in questo momento a Michele Ferri. Forlì sotto nel punteggio 8-7, deve cercare di limare un attimo i propri giochi in attacco, dove ha già avuto modo di scoccare un paio di triple e di mettere in campo un paio di penetrazioni, ma il risultato non è sempre stato quello desiderato dai tifosi forlivesi e da coach Garelli. La rimessa con Ferri ora in possesso di palla, il tiro immediato del playmaker che non prende neanche il ferro, si spegne mestamente a fondo campo lambendo solo la retina in questa gara che, lo ricordiamo ma lo sapete tutti, di fatto non si è giocato all'andata, solo 12 minuti di partita effettiva. Poi prima un tabellone rotto, poi un altro ancora da Pignatti, in questo caso due tabelloni non sono stati sostituiti, uno mancava, e gara vinta a tavolino 20-0 da Forlì. Intanto ancora in avvicinamento a giocare di fisico e trovare poi il canestro sempre Gasparin, davvero partito a sprombattuto l'esterno, che ricordiamo a lungo anche con la maglia di Rimini dei Krebs, oltre che con quella della Bologna non Fortitudo, la bianco-blu, ecco, una esperienza in Lega 2 per lui in quella stagione, della squadra allenata da Stefano Salieri. Ora proprio Gasparin va a commettere il fallo, 7-10, mancano ora 5 minuti e 48 alla fine del quarto. Forlì gioca per Vico in arresto e tiro, grande difesa su di lui, il tiro è cortissimo, c'è presente Rotondo che poi vuole un servizio a Pignatti, che si perde però nelle mani della difesa. Brutta partenza per Forlì, brutto approccio al match, sul quale invece Bizzozzi si era abbondantemente concentrato dopo la sconfitta di domenica scorsa con Valsesia. Ha peccato molto in difesa nella partita di domenica scorsa a Piacenza, ed era logico aspettarsi una partenza come quella che sta mettendo in campo la squadra di Bizzozzi questa sera, mentre c'è Paolo Rotondo in post basso che aggira ottimamente l'avversario e col gancetto va a mettere il punto numero 9 per Forlì, che deve recuperare 4 lunghezze agli ospiti piacentini. È Rotondo, efficace dei primi quarti, come avevi detto in precedenza, Massimo, finora l'unico continuo per la squadra biancorossa, 5 già i suoi punti. Ora però servono le difese di Garelli per cercare di non mettere troppo in ritmo e in fiducia la Bakery, ancora per cercare Infante, il tiro arriva allo scoccare dei 24 secondi, anzi no, dopo i 24 secondi per il centro di Piacenza, e dunque prima vittoria difensiva di Forlì in questo match, ci voleva per dare un po' la scossa. L'avevi chiamata ed è arrivata la difesa che ha portato all'infrazione di 24 secondi gli avversari, palla che intanto gira ancora per linee esterne per Forlì, c'è Sebastian Vico che prova a trovare un Pertugio, sembra trovarlo, poi prova a scaricare sotto canestro per Pignatti, ma la palla se ne va lemme oltre la linea di fondo per la rimessa di Piacenza, avanti 9-12 al Palafiera.
è in possesso di palle in questo momento, seguita anche da un buon gruppo di tifosi qui oggi, la squadra di Bizzosi. Penetrazione con un trattamento di palla rivedibile di Dordei, che poi deve andare a rinfugiarsi in un angolo, scarica per il tiro pesante che va a imbucare la retina sempre di Gasparin. Ancora Gasparin davvero caldissimo questa sera, 9-15, fallo della difesa. Ancora decide di non parlarci su Gigi Garelli, e primo fallo intanto per Magrini. 3:49 al termine, mi stupisce sinceramente che ancora Garelli non abbia chiamato time out. Piacenza potrebbe anche prendere il largo sulle ali dell'entusiasmo. Io un minutino sopra i miei giocatori, insomma, l'avrei speso un time out. Mentre Vico, che prova a togliere le castagne dal fuoco, risponde alla tripla ed è 12-15. Forlì si porta sul meno 3 faticando, ma è sempre lì. Eh sì, tripla però importante che non fa scappare Piacenza, che in questo momento pesca il fallo proprio di Michele Ferri nel taglio sotto canestro. Primo fallo per lui, primo anche di squadra per l'Unieuro. La rimessa affidata alle mani di Soragna, l'ex scudettato con la Benetton Treviso e fino all'anno scorso a comporre con Basile una grandissima coppia in Serie A con Capodorlando, va a servire ora per il tiro a canestro Dordei. Dordei, insomma, con Dordei Piacenza acquista tutta un'altra dimensione. Ma erano ben consci, mentre intanto c'è l'errore ancora di Vico con Gasparini, che può prodursi in un contropiede che poi si ferma, si continua ad andare sotto da Dordei, che domenica scorsa ha segnato 20 punti tirando di tutto di più. La speranza è che non continui così mettendole dentro, eppure la tabella. Adesso anche la tabella di Magrini, che spinge Gigi Garelli a parlarci un po' su. Eh sì, time out inevitabile a questo punto della partita per Forlì sul 12-20 con questa tripla anche decisamente baciata dalla fortuna di Magrini, che però è giocatore in grado di produrre tanto dal punto di vista offensivo. 13,3 punti a partita per il giocatore classe 1993. Garelli lo vediamo abbastanza accigliato durante questo time out, parla molto con Michele Ferri, insomma c'è tanto da rivedere. Eh sì, Michele Ferri, che una delle, sicuramente una delle note più positive, più interessanti della partita di domenica scorsa, ha giocato forse la sua miglior partita di questa stagione. Evidentemente sono un po' sottotono, hanno cominciato veramente con l'approccio sbagliato i ragazzi di Garelli. Vediamo che cosa può avere disegnato e vediamo se l'uscita dal timeout produrrà in questi ultimi tre minuti di primo quarto la reazione di cui necessita la Unieuro Forlì, sotto di 8 punti. È una situazione in cui non sono nemmeno troppo abituati a trovarsi. Quindi sarà curioso anche vedere come i ragazzi di Garelli si approcceranno a questa situazione di svantaggio nel punteggio. È assolutamente così come hai detto. Vediamo ora Pignatti effettuare la rimessa per Michele Ferri, che varca la metà campo, scambia con Sebastian Vico, difesa a uomo per Piacenza, con Dordei a fare a sportellate contro Rotondo. Rotondo prova a giocarsi l'uno contro uno, viene raddoppiato, finisce per perdere la palla sul raddoppio e non c'è fallo secondo la coppia arbitrale dei signori Spinelli e Lupelli, e quindi ancora Piacenza a tessere la trama offensiva sempre con Dordei, che tocca tutti i palloni dell'attacco. Poi si va da Soragna, Gasparin in entrata, c'è l'aiuto di Rotondo. Gasparin, gran pallone sotto canestro, in questo caso però perde il piede perno. Ottimo, ottimo in questo frangente il raddoppio di Vico, che è scivolato immediatamente a coprire la visuale del canestro all'avversario, inducendolo nell'infrazione di passi. Buona l'applicazione difensiva, chissà che non sia un segnale importante di risveglio dopo la nefandezza in attacco, dopo il brutto attacco dell'azione precedente con due avversari a ringhiare su un tenero Rotondo. Intanto è entrato in esordio in maglia
Pallacanestro Piacentina, Giuliano Samoggia proprio al posto di Dordei, si cerca ancora Rotondo, su di lui si chiude la difesa, rimessa dal fondo con 11 secondi per l'attacco a favore di Forlì. Giuliano Samoggia, lo dicevamo, prelevato in settimana da Orzi Nuovi, ma per lui due campionati di Serie B vinti consecutivamente, il primo assieme ad Arrigoni, il primo a Tortona, il secondo l'anno scorso qui sulle tavole del Palafiera con la maglia della Fortitudo Bologna. Intanto palo di Forlì, Arrigoni ha colpito il palo, palo esterno, no? comunque brutta roba. Intanto da tre punti il tiro non va, si lotta a rimbalzo, Rotondo riesce a contendere il pallone, lo tocca per Vico, Pederzini per Vico, ancora dall'altra parte, ribalta per un liberissimo Ferri che prende solo il ferro, omen omen direbbero, palla ancora in mano a Piacenza, Forlì non c'è assolutamente, 12-20 permane il risultato, palla che viene fatta girare per linee esterne per Piacenza, palleggio, arresto, tiro che non va, il rimbalzo è di Arrigoni, è entrato dalla panchina per dare un po' di verve alla squadra di Gigi Garelli, poi buonissimo il passaggio di Sebastian Vico, schiacciato proprio per lo stesso Arrigoni, ne viene fuori un parapiglia con 16 secondi da giocare sul cronometro dei 24 per Forlì ed il primo fallo di Samoggia. Esatto, e fallo proprio del neoentrato Samoggia, partita molto accesa con Piacenza che ad ogni buona azione offensiva e difensiva salta in piedi con tutta la panchina come se avesse sotto il sedere dei petardi, ma li capiamo, sappiamo benissimo quanto la squadra emiliana ci tenga a questo match dopo quello che successe all'andata. Intanto comunque Arrigoni è in lunetta con i due liberi che possono far sì che Forlì ricuccia un minuto e 4 secondi dalla fine del primo quarto con 7 lunghezze ancora da recuperare, 6 dopo il 2 su 2 di Arrigoni, primi due punti della sua partita, 5 punti a testa Vico e Rotondo, ma poco da tutti gli altri, è entrato anche Rombaldoni in questo momento sul parquet, ancora Soragna in palleggio, adesso tira, attenzione, non si può concedergli questo. Troppo libero, Forlì continua a non essere presente nel match, Rombaldoni ora per Michele Ferri col palleggio mancino in punta, osserva il posizionamento dei propri compagni, la palla si muove veramente molto, in maniera molto lenta in attacco per Forlì e addirittura viene sanzionato, se non erro, un fallo di Rotondo di Arrigoni. Fallo di Arrigoni, viene fischiato il fallo in attacco, ma è troppo ferma Forlì nella manovra offensiva, la palla gira veramente troppo lenta per sperare di poter fare qualcosa contro una difesa veramente arcigna come quella che sta mettendo in campo Piacenza questa sera, e intanto Soragna non riesce a trovare la via del canestro, Forlì che quando si distende sa fare male, trova con Pederzini la via del punto numero 16 contro i 22 di Piacenza. Ultimi 12 secondi del primo quarto con il possesso di Magrini, si arresta, la difesa c'è, Infante costretto a dare un tiro non suo, a rimbalzo riesce a recuperare la Piacenza, ma finisce il tempo con una buona difesa dei biancorossi che fa seguito a un buon contropiede, e speriamo che questi ultimi due segnali possano essere quelli che cambiano il corso del match nei secondi 10 minuti. Ora ci prendiamo una piccolissima sosta, ma voi restate con noi. Rieccoci in campo, secondo quarto di Pallacanestro 2.015, Pallacanestro Piacentina 16-22 con 9 punti di Gasparin nelle fila di Piacenza. Gasparin, che a parte Dordei è il miglior realizzatore in casacca emiliana con 14,8 punti a partita, 34% da 3 e ben 5,6 rimbalzi, e sembra sulla strada giusta per tenere questi ritmi, anzi forse anche meglio. Sarà bene limitarlo. Intanto Rombaldoni si produce in un gioco un po' spasso e da par suo cerca di dare una scossa ai propri compagni di squadra. 18-22, i primi due punti del secondo quarto sono appannaggio di Forlì, che prova anche a ringhiare in difesa. Dordai ora prova un terzo tempo, ma c'è ancora il manone di Rombaldoni a negargli la via del canestro e la palla
che rotola oltre la linea laterale del campo, sarà rimessa per Forlì con ancora tutti i suoi 24 secondi di tempo per orchestrare l'azione offensiva. Il ruggito di Rombaldoni in questo avvio di secondo quarto, Rombaldoni che è l'ex di questa partita, l'anno scorso proprio a Piacenza in un'annataccia della società emiliana, che aveva preso da Forlì Zizic e Becirovic. Lacrime, lacrime. Peraltro lacrime senza... per tutti e due, per noi e per loro. Perché... Anche perché hanno cominciato a vincere a Piacenza quando Becirovic e Zizic sono andati via. Esatto. Fino ad allora zero punti, quindi lacrime un po' sì, per tutti, in un senso o nell'altro, via. Eh già. Il tutto mentre Forlì, apriamo e chiudiamo una piccola parentesi, proprio in settimana, proprio ieri per noi che vi parliamo, cioè venerdì, si è trasformato ufficialmente in società di capitali, primo passaggio importante verso una trasformazione ancora più compiuta. Intanto Rotondo in qualche modo recupera il pallone nonostante sia caduto a terra Dordei, Rombaldoni deve forzare la tripla, secondo ferro, il rimbalzo è lungo, lo viene catalizzato però dalle mani dei giocatori piacentini. Sul discorso societario torneremo alla prima occasione, anche perché vi dovremo fare anche degli annunci che ci riguardano, come Forlì Basket e Panorama Basket. Intanto Gasparin, Rombaldoni su di lui è molto aggressivo, se va dall'altra parte Magrini, bello scarico sotto canestro, Samoggia, la palla a fondo campo per la rimessa della Beccari. Un solo secondo per il tiro. Un secondo per il tiro, Forlì sembra entrata comunque con un piglio diverso in campo, bene anche l'ingresso di Bonaccini che sicuramente darà una scossa, ecco, sul putaringhiare sulla rimessa di Magrini. Ovviamente un secondo era veramente molto poco per sperare di fare qualcosa per i biancorossi emiliani, palla nelle mani di Arrigoni che opera la rimessa a vantaggio di Bonaccini che chiama lo schema ai compagni, va a superare la metà campo, si propone Rombaldoni, end off con lo stesso Bonaccini, prova ad ipotizzare un passaggio in post basso per Rotondo, poi si va da Arrigoni, palla che poi alla fine arriva proprio a Rotondo per il 20-22, Forlì che ha ricucito lo strappo di fine primo quarto. Esatto, in pochissimo tempo, siamo a meno 2 in neanche due minuti di gioco, e ancora una difesa con recupero di Rombaldoni, prova a correre Forlì, il fallo a metà campo, i tifosi chiedono l'antisportivo, non così per la coppia arbitrale, il fallo è proprio di Giuliano Samoggia che obiettivamente l'abbiamo visto in queste prime azioni, deve ancora capire in che pianeta si trova, perché è difficile passare da una società all'altra in corsa, tanto più da una società vincente come Orti Nuovi, con un sistema di gioco, un sistema probabilmente molto diverso, tra l'altro senza, in una squadra che non schiera il proprio play titolare. Ovviamente diamo tempo a Samoggia di capire i meccanismi. Intanto è uscito il numero 20 Fabio Cuccarese ed è rientrato in campo Soragna. Forlì per il pareggio, però la palla viene sporcata Bonaccini, ci sono ancora però 17 secondi per l'attacco dei ragazzi di Garelli. Sottolineerei quanto sia stato veramente incisivo l'ingresso di Rombaldoni in attacco e in difesa, ed è proprio Rombaldoni a gestire la palla in questo momento, a prodursi in una penetrazione, gli viene stoppato, palla che viene ancora fatta girare per l'esterno, c'è Bonaccini che si palleggia sul piede contemporaneamente, però no, l'arbitro ha visto veramente malissimo, perché è Bonaccini che si è palleggiato sul piede. E infatti per gli arbitri invece sono altri 14 secondi per l'attacco dell'Unieuro, topico obiettivamente arbitrale, non c'è stato abbastanza, perché direi errore arbitrale evidentissimo per tutti, fuorché per l'arbitro che deve giudicare, tant'è. La palla per Forlì, insomma. Dai, piccolo regalo, cerchiamo di approfittarne per trovare il pareggio con Bonaccini che va con decisione fino al ferro, sbaglia però l'appoggio, prova a correre in transizione Piacenza, lo fa molto bene con l'appoggio di Giuliano Samoggia, ritorno rivedibile di Forlì in difesa. Ritorno rivedibile, l'unico era il più anziano di tutti, ovvero Rombaldoni, giusto così per sottolinearlo.
mentre ci si spintona sotto nel pitturato tra Pignatti e Soragna, e viene giustamente pescato il fallo del giocatore piacentino con i fischi della Trentina e passa dei tifosi biancorossi emiliani e posti qui alle nostre spalle. Secondo fallo per Soragna, 14 secondi invece per Forlì, quando siamo a 7:13 dalla fine del primo tempo, 24-20 per Piacenza. Abbiamo visto Bizzoso inquadrato che non l'ha presa bene, intanto però l'attacco è ripartito con Rombaldoni in questo momento è l'attacco di Forlì, prova a creare per i compagni, la palla circola bene, però il tiro è abbastanza forzato obiettivamente e infatti va cortissimo, si poteva continuare a muovere quel pallone avendo più pazienza. Forlì invece non l'ha fatto con un tiro affrettato da parte di Vico e ora fino in fondo la penetrazione con l'errore di Magrini abbastanza colossale, corre invece l'Unieuro, non riesce però a trovare il pertugio per il tiro Luca Pignatti, si deve ricominciare da Rombaldoni. Bene il ritorno difensivo di Piacenza, che c'è come questa sera. Rombaldoni perde l'equilibrio, sbaglia l'appoggio e poi il fallo a metà campo, in questo caso speso tatticamente da Vico per evitare la transizione ospite. Partita veramente difficile, partita complicata, ce la potevamo aspettare, probabilmente forse non così complicata, non fino a questo punto, ecco, però sicuramente partita vera, come diceva all'inizio del match. 20-24, ancora 4 punti da recuperare per Forlì, che deve produrre ancora un'ottima difesa per cercare di andare ad accorciare le distanze, mentre Vico ancora una volta viene pescato con il fallo su Magrini a 11 secondi dalla fine dei 24 per l'attacco di Piacenza, quindi il cronometro che viene riportato sui 14 quando siamo a 6:14 dalla fine del primo tempo. Comincia a rumoreggiare il Palafiera e sono convinto che questa sera ci sarà bisogno anche del Palafiera per supportare i ragazzi di Gigi Garelli, perché la partita è veramente dura. Va vicinissimo al tecnico Garelli con una serie di reiterate proteste che continuano anche adesso. Gli arbitri lo minacciano, alla prossima te lo diamo. E intanto il tiro da tre punti corto sul primo ferro di Soragna, prova a correre Vico, Vico appoggia e segna Sebastian Vico col fallo. Che reazione di Vico ai due falli consecutivi, mamma mia. Sì, questo è Sebastian Vico, viene da chiedersi però perché non ha giocato così fin dall'inizio, e allora auguriamoci che continui su questa strada. 22-24, tiro libero aggiuntivo per Carlo Sebastian Vico, la possibilità di portarsi a meno uno da Piacenza. Sì, importante questo potenziale gioco da tre punti, importante anche che si concretizzi. Però Vico sbaglia il libero aggiuntivo. Pignatti prova a metterci una pezza, la rimessa però è per Piacenza, che va ad operare un cambio. Esce Samoggia, entra Infante, altro cliente abbastanza pericoloso e ostico per Pignatti sotto canestro, mentre Piacenza può manovrare in zona d'attacco. C'è ancora un fallo speso su Gasparin, mi sembra da Bonaccini in questo momento. Esattamente, l'assenza di Sanguinetti è stata finora. Piacenza ci ha sopperito molto bene con Gasparin e con Magrini, anzi direi che soprattutto Magrini a vestire i panni del regista quest'oggi per la squadra di Bizzosi. Ora rimessa per le mani di Dordei, eccolo infatti Magrini contro Vico, c'è il blocco, Magrini non trova però spazio per la penetrazione, va a circolare perimetralmente, 3 secondi, forzatura colossale di Magrini che però trova il canestro, seconda tripla baciate in fronte dalla dea bendata di Piacenza stasera. Sì, aiutati che il Celta aiuta, è veramente dura per Forlì che prova con Arrigoni e va a bruciare la retina anche Marco Maria Arrigoni.
25-27, Forlì non molla anche se fatica. Botta e risposta dall'arco tra Magrini e Rigoni, gran bella partita adesso, 25-27, partita davvero intensa, finisce per le terre Rigoni, non c'è fallo né da una parte né dall'altra e da tre segna il numero 33 Gabriele Finn, giocatore fino all'anno scorso in Serie C Gold, e Piacenza ma anche ex Bologna, ex Fortitudo, diciamo giocatore che ha un ruolo da comprimario in questa squadra, però la tripla la mette perché è un attaccante. Dall'altra parte però Forlì risponde con Pignatti, ben servito da Rombaldoni. Sì, buona visione di gioco di Rombaldoni che aveva un raddoppio su di sé, c'era Pignatti libero sotto canestro, libero e servito, e due punti pronti per Forlì che ora però deve difendere dall'attacco, si deve difendere dall'attacco di Piacenza. Gli arbitri in questo momento stanno fischiando veramente tutto, qui forse si poteva anche far correre, se non sbaglio il secondo fallo di Arrigoni, si poteva veramente far correre a mio avviso, viene invece sanzionata l'azione fallosa di Arrigoni nei confronti di Magrini, e rimessa per Piacenza con 14 secondi per la propria azione d'attacco. Va a perdere palla però, la conquista Sebastian Vico che prova a servire l'assist per Marco Arrigoni, 5 punti di fila, 29 pari. Forlì continua ad esserci, ancora la fatica, ma Forlì c'è. Eh sì, partita che davvero si è accesa in questo momento, finalmente, no? Frambo, una bella partita qui al Palafiera. Intanto l'errore da parte di Dordei, il rimbalzo, è ancora un super Rombaldoni che cavalca, rischia di perdere la palla, la perde infatti alla fine Gasparin, tutto solo, va a schiacciare. Eh sì, peccato perché Forlì si stava producendo in un bel recupero, poteva breccare gli avversari, pazienza, può succedere, l'importante ora è mantenere lo stesso ritmo fino alla fine del primo tempo per questi 3 minuti e mezzo che mancano alla sirena lunga. Buono in questo momento per Forlì che viene fischiato il fallo proprio a Dordei, il pubblico comincia a scaldarsi, la partita prende quota come dicevi te, 29-31, Arrigoni dalla linea della carità. Partita apertissima, partita che Forlì però ha saputo cambiare in questo secondo quarto rispetto all'inerzia dei primi 10 minuti, alzando decisamente la propria intensità difensiva, trovando contropiedi che fanno sì che la squadra di Garelli possa esprimere il proprio volto migliore, più efficace anche in campo, e ora con Arrigoni ritorniamo a un solo punto di distanza, se metterà il secondo saremo nuovamente in parità. È di nuovo l'Arrigoni microonde dei bei tempi, siamo già a quota 8 per lui, Frambo, praticamente bell'impatto. No, sì, è parità ancora. Anche perché giustamente ospite a Panorama Basket martedì scorso e buona partita in campo la domenica successiva, quindi direi che il trend non cambia. Eh no, assolutamente, 31 pari, intanto sembra che sia pronto a ritornare sul parquet anche Pederzini. Palla in angolo, si fa vedere Finn, la ricezione, ora il tiro, la palla che danza sul ferro, rimbalzo di un onnipresente Arrigoni, si va poi da Rodolfo Rombaldoni che cambia lato per Vico, Vico contro due avversari, riscarica fuori, Rombaldoni ancora contro Finn, c'è il blocco di Pignatti, va dall'altra parte Rombaldoni, gioco di magia per questa palla scaricata in angolo, sfortunato Vico, ma c'è Pignatti su cui frana Gasparin, il pubblico chiede anche la conversione del canestro, saranno comunque due tiri liberi per Pignatti. Sì, bel rimbalzo di Pignatti da cui poi è nata l'azione successiva, onestamente non mi sarei sentito di fischiare e di dare buono il canestro di Pignatti, bene hanno fatto a mio avviso gli arbitri a concedere solo i due tiri dalla lunetta per il numero 16 biancorosso, che può portare nuovamente in vantaggio Forlì, non lo fa con il primo dei due tiri liberi a sua disposizione, vediamo invece se potrà convertire in punto l'ultimo canestro, l'ultimo tentativo per lui disponibile, così è, Forlì rimette la testa avanti, 32-31, 2-41 dalla fine del primo tempo.
Sì, primo vantaggio vero per Forlì. Sì, Infante intanto si beve Pignatti come vuole, riporta davanti Piacenza, si gioca ormai sul punto a punto in questo fine di primo tempo, in finale di primo tempo. Si va da Pederzini che studia un attimo il proprio avversario, poi allunga un po' troppo il braccio. In una sera in cui gli arbitri fischiano anche i voli delle mosche, è un peccato decisamente veniale per Pederzini. E Piacenza ferma un attimo il tempo chiamando time out. Primo fallo di Pederzini, brutta palla persa di fuori, però in virtù di quello che ha appena detto l'arbitraggio oggi è un uso un metro molto severo, per così dire, quindi quelle cose le fischia. Errore in realtà sarebbe di poco conto, ma in questo momento della partita di Vence Pesa, quello di Riccardo Pederzini, che ha giocato tutti i primi 10 minuti del quarto iniziale, poi è andato a riposarsi in panchina in un momento in cui Forlì ha schierato due lunghi veri praticamente, perché la coppia rotonda Rigoni non è abituale nelle alchimie di Gigi Garelli, invece con quella all'inizio del secondo quarto Forlì ha preso a brivio e poi dopo fino a toccare il suo primo vantaggio vero di questo match al 17:16 con il tiro libero di Pignatti, però oggi sarà davvero complicata fino al 40esimo, Frambo. C'è da sperare, c'è da sperare per Forlì che comunque Dordei esca piano piano dalla partita. Dordei chiaramente farà fatica ad avere tutti i 40 minuti nelle gambe, lo ricordiamo, ha esordito domenica scorsa di fatto in campionato. Questo può essere una buona notizia per Forlì, che rientra in campo con Rombaldoni, Pederzini, Pignatti, Ferri. Ecco, c'è il cambio in questo momento di Arrigoni, mette Paolo Rotondo, alza centimetri sotto canestro Gigi Garelli. Arrigoni Rotondo che si deve prendere cura di Infante. C'è il taglia fuori di Rotondo su Infante, ma il rimbalzo comunque è di Piacenza, che va in angolo da Soragna, su di lui ringhia Rombaldoni, poi Pignatti prova ad operare una buona difesa, ma Samoggia riesce a bucare dalla media. 32-35, Forlì ancora di rincorsa quando mancano 1:45 alla sirena lunga. Eh sì, risposta pronta di Piacenza al primo vantaggio biancorosso. Ferri sente il contatto, è costretto a riaprire. Il tiro dalla lunga distanza va sul secondo ferro, la palla recuperata però da Pederzini, la tripla di Rombaldoni e la imbuca Rodolfo Rombaldoni, e Forlì di nuovo in parità, 35 pari, manca 1:18 alla sirena. Tripla importantissima di Rombaldoni, intanto ancora il tentativo di servire Infante, ma c'è la buona difesa di Rotondo. Dordei per l'appoggio poi di Samoggia, e ora Samoggia inizia a diventare protagonista. Samoggia ha lasciato libero di penetrare, Rombaldoni si stava prendendo cura di Infante, Rotondo si stava prendendo cura di Infante, quindi Samoggia ha avuto tutto il tempo e tutto lo spazio per poter appoggiare a canestro due punti, mentre Pederzini in terzo tempo si beve una difesa abbastanza statica di Piacenza per il nuovo pareggio a quota 37. 35 secondi invece, secondi da giocare in questo quarto prima dell'intervallo, ancora Infante sempre contro Rotondo, Rotondo tiene bene, forse c'è una spallata irregolare, ma vediamo, forse tecnico per me anche, gli è andata bene che non gli hanno fischiato il tecnico, si è buttato manco Buffon su un calcio di rigore, quindi per me è bene andata così a Rotondo, però comunque, un po' di malizia non gliel'avevo ancora vista in questa stagione. Intanto fallo e canestro di Infante, zona di Piacenza in quest'ultima azione, fuori in difficoltà obiettivamente con Rotondo in una zona non sua. C'è un fallo? Sì, viene fischiato fallo alla difesa. Attenzione, Rotondo va ancora a protestare. Viene fischiato per l'azione di prima, non quella di adesso. Sì, ma però io insomma comincerei a farmi l'idea che è andata bene che non mi abbiano fischiato il tecnico. Rotondo torna in panchina, occhio che te lo fiscono adesso. Torna in panchina per favore. Lo fa, lo vanno a prendere quasi però. Sta di fatto che Forlì avrà due tiri liberi.
avrà due tiri liberi, mancano due secondi e la possibilità di chiudere il primo tempo 39 pari, cosa che a Palafiera mancava ormai da una vita. E allora godiamocela, sì. Abbiamo finalmente una partita da dover raccontare dopo l'ultima. Cos'è stata? Sarà mica stata quella di Torino, vero? No. Perché ci ha giocato con Torino? Boh. Non mi ricordavo, io perché il giorno dell'Epifania credevo di essere a casa a svuotare le casse di dolciumi, invece ero qua, no, è vero, mi fai ricordare che ero qua. Insomma, diciamo che passare da un 34 a 2 alla fine del primo quarto a un 37-39 alla fine del primo tempo, diciamo che, insomma... Allora, intanto vedo che per l'azione difensiva gli ultimi due secondi entrerà Iattoni per... l'Unieuro, infatti, eccolo Iattoni. Cosa l'ultima succede? Azione difensiva? No, azione offensiva, perché pensavo fossero due liberi, invece no, attenzione. Strano è però rimessa, perché... È rimessa, allora è rimessa... Piacenza, niente, palla persa da Forlì, punto, basta. Niente tiri liberi, parola torna indietro, Forlì difende gli ultimi due secondi e impedisce di subire un canestro ulteriore. Finisce dunque qui il primo tempo con la squadra di Gigi Garelli costretta a inseguire però di sole due lunghezze, quindi altri 20 minuti che ci attenderanno dopo la pausa, tutti davvero da vivere, state con noi. 37, Piacenza schiera Dordei, Magrini, Infante. Gentili telespettatori, rieccoci, secondo tempo che sta per iniziare di pallacanestro 2.0, 15 Forlì, pallacanestro Piacentina, targata Bakery, 37-39 dopo i primi 20 minuti di gioco. Vedevo Frambo che studiava attentamente le statistiche, cosa ti hanno detto queste statistiche? Beh, per quanto riguarda Forlì, ovviamente quello che ci era sembrato anche nella cronaca diretta del match, ovvero i più positivi sono Rodolfo Rombaldoni e Arrigoni che sono entrati dalla panchina, mentre Tordei va a segnare il punto numero 41 per Piacenza. Vico prova a ringhiare in attacco, si prende una spallata sul petto, il fallo è di Magrini, 20 secondi per l'azione di Forlì. Dicevamo, i più positivi per Forlì, Rombaldoni e Arrigoni che sono entrati dalla panchina, 11 punti per Gasparini invece per quanto concerne Piacenza e 8 i punti di Francesco Infante. Palla persa intanto di Vico, un Vico invece da soli, 7 punti con 3 su 7 al tiro, 0 invece con 0 su 2 per Ferri, due dei grandi protagonisti di quest'ultimo periodo di Forlì, decisamente un po' tra... ombre soprattutto e luci poche nei primi 20 minuti di gioco. Intanto è liberissimo per colpire dall'arco proprio Luigi Dordei, 5 punti in fila del giocatore meno amato dal pubblico forlivese. Attenzione, 37-44, Forlì che deve recuperare quindi 7 punti, si affida ora a Rombaldoni che prova a servire un ottimo pallone sotto canestro per il Pignati che realizza e subisce il fallo. Ci sarà quindi un tiro libero aggiuntivo per il numero 16 biancorosso di Forlì. Dicevamo, Forlì nel primo tempo ha sofferto soprattutto sotto canestro e soprattutto l'assenza fattiva di Carlo Sebastian Vico. Vediamo se nel secondo tempo sarà in grado di trovare le alchimie giuste per portarsi a casa i due punti contro Piacenza, che sta ora orchestrando la manovra offensiva per linee esterne. Palla che arriva a Soragna, si va quindi sul corpo a corpo contro Rotondo, la palla che viene però persa, ottima la difesa di Rotondo che può innescare il contropiede che però è costretto a fermarsi di Forlì. In angolo Vico va a segnare la tripla del risveglio di Forlì, 43 Forlì, 44 Piacenza. Forlì c'è, eh sì, 6-0 di risposta al 5-0 iniziale di Piacenza, ma ancora Dordei a colpire, partita. Settimo punto filato Gigi Dordei, si va da Ferri, quindi Vico ancora per Ferri, ci si sbrazza sotto al diciamo prima dell'ingresso del pitturato, il fallo di Rotondo proprio su Dordei che sta segnando in maniera decisa l'inizio di questo secondo tempo per i piacentini.
veramente c'è un clima da playoff in questo match, Frambo, assolutamente ci siamo, perché lo scontro fisico è di quelli abituali nella post season. Intanto Gasparin in zingarata, poi costretto a fermarsi, va per il tiro da tre punti di Magrini, questa volta non ha la fortuna dei primi due quarti, il rimbalzo conquistato da Pignatti, poi Bonaccini continua a palleggiare, pallone brutto obiettivamente per un Rotondo che aveva già il raddoppio proiettato su di sé, lo recupera proprio Dordè il pallone, lo rigioca per Magrini contro Vico, Infante non sa che fare in quella posizione, si deve ripartire, attacco in questo caso abbastanza masticato da parte di Piacenza, no, che però se la cava alla grande con la tripla di Matteo Soragna, una tripla raccolta veramente dalla spazzatura, scappa nuovamente via Piacenza a più 6, Pignatti serve Vico deve decisamente entrare nel match se Forlì la vuol portare a casa. Rombaldoni contro la difesa schierata di Piacenza, prova a battere Infante sul primo passo, ci riesce e va a segnare altri due punti, 45-49. Gasparin al suo fianco, Dordei che riceve la palla proprio in questo momento, esce dai blocchi e viene servito Magrini, quindi si va da Gasparin, ancora Dordei che prova a bruciare Pignatti, poi prova a sbarazzarsi della palla, palla che arriva ad Infante, una schiacciata tra un sì e un no, comunque sia sono sempre due punti per Piacenza, ancora avanti di 6. E Forlì non riesce proprio a fermare l'attacco emiliano, Piacenza segna quasi ad ogni azione, questo è un problema, una cosa soprattutto in attesa, perché Forlì in difesa ha sempre vinto le sue partite impedendo a chi che sia di trovare continuità. Intanto fallo di Dordei, il secondo fallo, forse il terzo fallo di Dordei, e questa è una buona notizia per Forlì, soprattutto per come aveva iniziato questo secondo tempo. Dordei che sarà costretto, immagino, ad abbandonare il campo, viene infatti chiamato in panchina da coach Bizzozzi, Gigi Dordei al suo posto, il numero 12 Samoggia. Precoce terzo fallo di Dordei, Pignatti va in lunetta con due tiri liberi sul meno 6 per la sua formazione. Luca Pignatti 8 punti finora in questo match, sbaglia il primo libero. Sta per scoccare il secondo, il quintetto in questo momento per gli uomini di casa con Pignatti, Rotondo, Vico, Rombaldoni e Michele Ferri. Segna il Pigna, 9 punti per lui, secondo miglior marcatore dietro Sebastian Vico che ne ha 10, però è in difesa adesso che Forlì deve iniziare a ruggire realmente, difesa sempre individuale per la squadra di Garelli, c'è spazio per un'altra tripla che questa volta prende il ferro, rimbalzo in solitudine di Rombaldoni, torna però già nella propria metà campo Piacenza, il palleggio, l'arresto e tiro di Rombaldoni che però è ispirato, Frambo. È ispirato. È indubbiamente il migliore in campo per Forlì fino a questo momento, 48-51, tra i punti da recuperare per Forlì, c'è bisogno di Rombaldoni, ma c'è bisogno, torno a ripeterlo, anche di Vico, ancora troppo estraniato dal match. Piacenza continua invece a seminare punti sotto canestro, ancora una volta con Infante, i lunghi ci stanno letteralmente mangiando in testa. Miglior marcatore della partita, Infante con 12 punti, Rotondo dietro l'arco dei 6-75, è in zona minata, infatti scaraventa via un pallone, preda di Soragna, mo Rotondo in quella zona proprio non l'ho capito cosa avesse da fare col pallone in mano. Intanto finisce per l'eterno un giocatore di Forlì, spazio per la tripla di Magrini che la infila, bisogna fermare in qualche modo l'ondata perché Piacenza ora è a più 8 e bisogna alzare i ritmi in difesa, bisogna cominciare a mettere le mani in faccia. Forlì ha dimostrato neanche nella partita di domenica scorsa di saperlo fare. Viene intanto fischiato fallo in questo momento al numero 11, se non ho letto male l'indicazione arbitrale. Il fallo infatti è di Gasparin, quarto fallo per Gasparin, attenzione perché il problema falli comincia a essere abbastanza preponderante per l'economia del gioco di Piacenza.
14 secondi sul cronometro dei 24 quando Gigi Garelli decide di buttare nella mischia Marco Maria Arrigoni, che va a prendere il posto di Pignatti, che era pronto per la rimessa in gioco. Arrigoni per Pignatti, quindi la risposta di Gigi Garelli ai cambi per falli di Piacenza. Che ha esaurito il bonus, Frambo, mentre Follia ha un solo fallo di squadra. Bisogna provare a giocare anche su questo fattore in questo momento della partita. Bel servizio di Vico per Rotondo, che ha una partenza felice e trova il suo nono punto, portando Follia a quota 50, meno 6. La Piacenza, fallo ancora della difesa, in questo caso di Rotondo, che oggi con gli abiti ha tutto fuorché feeling. Per lui è il secondo fallo. Sì, diciamo che lo scivolamento difensivo probabilmente non è stato da manuale per generoso, per ma Rotondo. Non è perfetto dal punto di vista esatto. tecnico. Ci può stare comunque la chiamata arbitrale che ha fatto ovviamente imbufalire i tifosi di casa, ma non mi sento di no. colpevolizzare il direttore di gara in questo frangente. 4-14 alla fine del terzo quarto, 50-56. Forlissi deve ovviamente dare una mossa. Attenzione, perché se questa ha da essere una prova importante per un ipotetico clima playoff, ovviamente c'è da parlarci sopra, perché così sì. Non può andare. No, intanto Somoza segna il suo ottavo punto e riporta ad 8 anche le distanze tra le due squadre. Bel servizio per Arrigoni, su cui c'è fallo. Arrigoni prova a lanciare in aria il pallone sperando nel gioco da tre punti. Andrà in lunetta comunque con due libri. Il fallo è di Somoza, terzo anche di Somoza. Questa è sicuramente una manna. Ciò non toglie ovviamente che sotto canestro Forlì soffre dannatamente, e se soffre così con Piacenza non oso immaginare con Cento, il cui neo allenatore abbiamo visto aggirarsi proprio qui all'interno del Palafiera, ospite ovviamente interessatissimo del match. Alla settima di campionato, lo ricordiamo, ci sarà Forlì Cento, e dicevo, se si soffre così contro Piacenza sotto canestro non oso immaginare contro Cento. Attenzione, ancora meno 6 dopo i due liberi di Arrigoni, difesa allungata con molta pressione sugli esterni, però c'è anche il fallo di Vico. È il terzo? No, fallo tecnico, al capitano, fallo tecnico a Rombaldoni. Fallo tecnico a Rombaldoni, eh sì. Il secondo fallo. Si spende così sui primi due falli Rombaldoni. Attenzione, perché Garelli sembra quasi sulla strada di andare dietro al suo capitano, e ovviamente adesso si fa veramente caldissimo il clima qui al Palafiera, che esulta sull'errore del tiro libero di Soragna. Rimessa per Piacenza dopo il tecnico fischiato al capitano Rodolfo Rombaldoni, a cui era stato fischiato un fallo sotto canestro, fallo in difesa, palla lontana. Vuoi una curiosità, Frambo? È il primo libero, quello sbagliato da Soragna, di tutta la partita di Piacenza, eh? Non era ancora andato in lunetta. E che non sia errore intanto di Infante. Il rimbalzo conquistato da Vico, prova a correre Forlì, c'è lo spazio per il tiro da tre punti con il canestro di Arrigoni. 14 di Arrigoni. Ed è l'uomo ritrovato, Marco Maria Arrigoni, ritrovato con la partita di Cecina dopo un periodo, una piccola flessione soprattutto nel rendimento. Ovviamente Piacenza non ha intenzione di sbagliare un canestro. Forlì comunque si deve affidare ad Arrigoni, si deve ritrovare Vico, si deve affidare anche ad un Ferri che ancora non ha messo sul campo una partita convincente. Nel frattempo Rotondo stava provando a trovare la via del canestro, gli è stata negata con un ottimo intervento difensivo, palla che è terminata oltre la linea di fondo. La rimessa è affidata alle mani di Arrigoni, che va a cercare Rotondo, quindi sull'arco dei 6,75 c'è Rombaldoni, poi Vico, ancora uno dei suoi assist, canestro e fallo per Paolo Rotondo.
Canestro e fallo per il 57-60. Forlì che continua a rincorrere Piacenza. Forlì che non è mai, non si vuole dare per vinta. Forlì che ora sarà ancora sulla linea della carità per il tiro libero aggiuntivo del suo numero 4, Paolo Rotondo. L'urlo di Rotondo dopo il canestro realizzato e il fallo subito. È un Rotondo oggi nuovo anche da questo punto di vista, lo vediamo litigare con gli arbitri, urlare, gridare, esaltarsi. Bene, bene, assolutamente. Adesso però, caro Paolo, mettimi anche il libero, perché così ritorniamo a meno 2 sul 57, adesso a 60 per Piacenza, a 2.31 dalla fine del terzo quarto. E purtroppo invece non mi dà retta Paolo, non realizza il libero, restano 3 le lunghezze da recuperare. Dornei ancora in campo, eh sì. Soragna, anche lui 3 falli, poi si va dall'altra parte per Dordei, Dordei in punta, non trova però compagno a cui cedere il pallone, difficoltà in questo caso per l'attacco di Piacenza, 6 secondi, 5 secondi, non ha costruito niente la squadra di Bizzosi, la tripla cortissima, la palla recuperata da Forlì, che prova ancora a correre con Arrigoni sotto, sempre per Rotondo, contro una serie di avversari che non riescono a fermarlo. No. Passi, c'è passi però, passi. C'è passi. Infrazione di passi, purtroppo eravamo coperti dall'arbitro, non abbiamo avuto modo di vedere, hanno fiscato passi e passi sì, insomma, rimessa quindi per Piacenza, va bene, peccato, va bene. Lo stesso peccato ma la reazione sì, di Forlì c'è. C'è assolutamente, meno 3, partita viva, 1.54 da giocare ancora nel terzo quarto, difesa aggressiva sempre, in questo caso su Magrini che prova a puntare, tiro dalla lunga distanza ancora col canestro da parte di Samoggia, che però non va lasciato assolutamente libero, primo canestro pesante per lui, e Piacenza ci rimette di nuovo un timbro su questo match riportandosi a più 6. Però Forlì che crea un buon blocco per Vico, sbaglia Rotondo che poi però subisce il fallo dopo aver catturato il rimbalzo in attacco. Vico si lamenta per il fallo che credeva di avere subito, il fallo su Rotondo invece di Finn, e c'è time out chiamato ora da Gigi Garelli, con Rotondo che andrà in lunetta con 2 tiri liberi. Applausi del pubblico che cerca di ridare, diciamo, sprint alla squadra di casa. Però Piacenza sta un paio di azioni senza segnare e poi ti trova la tripla con Samoggia. Sì, però Piacenza ha dovuto ricorrere al nuovo ingresso in campo di Mentregarelli, lo vediamo decisamente furibondo in panchina. Dicevamo, comunque Piacenza deve gestire i falli e non può fare a meno di mettere in campo gli uomini con più falli, come ad esempio Dordei, letteralmente impattante all'inizio di questo secondo tempo. È un limite sul quale Forlì deve cercare di giocare, deve cercare penetrazioni per cercare di andare a pescare falli sugli avversari, in modo da mettere un po' in discesa eventualmente il finale di partita. Comunque grande esordio in maglia piacentina di Samoggia in 14 minuti, finora 13 punti con 5 su 6 da 2, 1 su 2 da 3, 2 rimbalzi, 3 falli fatti e una palla recuperata. Queste le statistiche di Samoggia. Va invece in lunetta ora Rotondo, che ha 11 punti e 5 rimbalzi finora nella sua partita. E ti vorrei ricordare l'ultimo giocatore che ha esordito nelle squadre di Piacenza contro Forlì, si era al Palabanca, tale Alain Bosquil, ci fece a Palabanca esordì anche Joe Trapani, che è dimenticabile però per Forlì. Molto dimenticabile per noi, molto meno invece dimenticabile, devo dire, Alain Bosquil per Piacenza nel suo esordio al Palabanca. Credo piazzò un trentello tirando anche dagli spogliatoi. Allora, Piacenza in quella stagione, parliamo della stagione 2011-2012, vinse entrambe le partite con Forlì, giocate tutte e due in anticipo, uno un venerdì sera a Piacenza, l'altro a mezzogiorno qui al Palafiera, e fece 2-0 in quel campionato la squadra allora allenata da Fabio Corbani. Intanto Samoggia andrà in lunetta, 2 tiri liberi per il fallo, se non sbaglio, di Arrigoni. Terzo fallo di Arrigoni, sì. Samoggia è un ottimo tiratore di liberi.
Infatti non mi smentisce, ahimè, mette il primo quando siamo a 1-0-6 dalla fine del terzo quarto. Più 6 Piacenza, Forlì cerca e prova, si riporta sotto ma non riesce a trovare, a dare la spallata decisiva sui legni del Palafiera questa sera. Palla in questo momento che gira per Rotondo, si arriva a Ferri, prova a farsi vedere Rotondo, Vico prova a prendere il pitturato, è raddoppiato, c'è Arrigoni fuori che può penetrare, ottima giocata di Marco Arrigoni, 60-65, ora però una super difesa per evitare a Piacenza di mettere ancora altri due punti fra sé e Forlì. E mancano 37 secondi alla fine del quarto, 60-65 con Magrini che va da Dordei, la palla per Samoggia, Samoggia in avvicinamento a canestro, va sul secondo ferro, si lotta, rimbalzo, alla fine lo conquista la squadra di casa. Vico, che ha sempre dei raddoppi ai suoi danni, riesce comunque a giocare bene anche per i compagni. Ora spazio per la tripla in transizione, la sbaglia, il rimbalzo conquistato da Cuccarese. E dunque l'ultimo tiro ce l'hanno i giocatori di Bizzosi, 10 secondi per scoccarlo. Fin Magrini, Magrini contro Ferri, Magrini va fino in fondo, c'è il buon aiuto, il recupero e le scade il tempo sulla buona difesa di Arrigoni e Rotondo. Comunque con 5 lunghezze di vantaggio per la Beccheri Piacenza, quando noi ci prendiamo una piccola pausa per rifiatare, ma ritorniamo con gli ultimi 10 minuti di gioco. Eccoci a metà campo con le due squadre che rientrano sul terreno di gioco per questi ultimi 10 minuti di una vibrante pallacanestro Forlì, pallacanestro Piacentina, 60-65. Dopo il primo tempo di 100 non ha mai visto Forlì in difficoltà, se non forse a Livorno quando chiuse sotto il terzo quarto, anche in quel caso di 6 punti. Poi però ci fu un parzialone di 15-0 che cambiò totalmente il volto alla gara e Forlì la portò a casa. Speriamo la storia possa ripetersi qui al Palafiere. Intanto ancora Fin che fa sentire il fisico su Vico, la palla deviata proprio dal numero 33 di Piacenza, e la rimessa in gioco per l'argentino di Santa Fe, che oggi però, Frambo, ha vissuto una delle sue serate più difficili del campionato. Sì, ma è probabilmente la chiave di lettura migliore per gli avversari di Forlì, cercare di annullare Vico, che se non riesce ad entrare in partita, non riesce a giocare le sue palle, a fare le sue giocate, non riesce ad entrare in partita, probabilmente è il modo migliore per disinnescare Forlì. Piacenza ce ne sta dando veramente prova questa sera, addirittura circolazione esterna di palla, poi si va dentro al pitturato, non ho capito cos'è stato fischiato lì, o fischi fallo alla difesa o rimessa per Forlì. Infatti non ho capito neanch'io, un arbitro non ha fischiato fallo, dal boato del pubblico temo sia un fallo sanzionato alla difesa o una rimessa in gioco per Piacenza. In questo caso Garelli si lamenta, ma non è stato chiamato rimessa fallo, per Piacenza non con ho un visto secondo. La segnalazione di alcun fallo no rimessa strano. Per Piacenza con un secondo per il tiro, mentre Vico chiedeva fosse rimessa a favore di Forlì. Comunque perde palla Piacenza, la recupera Arrigoni. Ferri ad impostare lo schema offensivo per i suoi ragazzi. In palleggio si va da Arrigoni, consegnato per Pederzini, migliore tiratore del proprio girone, e la sua penetrazione non va a buon fine, ma Arrigoni, che ha deciso di lasciare decisamente il segno in questa partita, va a prendersi il rimbalzo e a segnare il meno 3 per Forlì. Sì, ci tiene vivi Arrigoni assolutamente. In questo momento 62-65, tiraccio da parte di Piacenza, la palla recuperata ancora da Forlì, fallaccio a metà campo, antisportivo, eh sì, ci sta tutto, il fallo antisportivo ai danni di Michele Ferri commesso da Gabriele Fin, che è andato per la giugulare, mi viene da dire. Eh sì, il secondo fallo di Fin. Adesso si alza, sembrava moribondo a terra, poi si alza, va a inveire contro l'arbitro, probabilmente ci potrebbe stare il tecnico, l'arbitro decide semplicemente di redarguirlo invitandolo a non alzare più i toni della protesta.
alla prossima, dice l'arbitro, sarà fallo tecnico per Finn. Intanto Ferri, per due Ferri, due tiri liberi, poi rimessa con Sebastian Vico, già pronto sulla linea di metà campo, sulla linea laterale, pardon, all'altezza della linea di metà campo, pronto per rimettere il gioco, mentre il primo dei due tiri liberi di Ferri è andato a segno, 63-65, il secondo è troppo corto, schezza appena il primo ferro, rimessa per Forlì, affidata quindi alle mani di Carlo Sebastian Vico per Michele Ferri, ancora su di lui a ringhiare Magrini, questa volta Magrini, e poi Dordè che prova a prendersi uno sfondamento, però ha giocato abbastanza bene per lì, recupera nuovamente palla Arrigoni che poi si ferma, dall'altra parte il ribaltamento di Ferri fronte che... per Ferri, quindi in punta Sebastian Vico che c'ha un pertuso, prova a prenderlo, lo scarico per Pedersini, la tripla però è sul ferro lungo, il rimbalzo è di Gigi Dordei e la palla è per Magrini. Fasi convulse, concitate di questa partita, Ferri ha segnato un solo tiro libero, quindi Forlì ancora meno 2, 7.47 da giocare in questo momento. C'è un blocco per lasciare lo spazio a Soragna di prendere questo tiro comodo, lo sbaglia, ma è rimbalzo in attacco conquistato da Finn, altra tripla di Magrini, altro errore da parte di Piacenza e Forlì può in questo caso ripartire ancora con Vico, sempre con Finn alle calcagna. Ferri, Ferri contro Magrini, c'è il velo di Pignatti, più che un blocco Pignatti riceve adesso lo riscambio col suo playmaker, però Forlì non ha costruito nulla, 6 secondi dalla fine, dovrà provare a forzare Ferri che dà un gran pallone però per Pignatti che sbaglia, prende il suo rimbalzo, sbaglia ancora Luca Pignatti, due errori consecutivi pesanti per... A questo punto della partita non si possono sbagliare questi appoggi a canestro, aveva comunque fatto bene Michele Ferri, aveva trovato il suo compagno libero sotto canestro, peccato. 63-65, palla in mano per l'attacco di Piacenza che fa girare la palla ottimamente, qui non viene fischiato niente, anzi no, viene fischiato palla in attacco di Gabriele Finn, ok, lo sfondamento. Per un momento devo dire, Paso, ho tremuto per il fallo in attacco, perdona, difesa, la difesa. Sì. No, fallo in attacco solare da parte di Finn che ora esce con tre falli, rientra Gasparin e quindi si gioca uno dei suoi giocatori migliori, Bizzosi, in questo momento della partita, pur essendo gravato di quattro falli. Gasparin è chiamato ora nella fase decisiva del match a ridare il suo contributo, intanto rientra anche Rombaldoni nelle fila forlivesi, il quintetto con Rombaldoni assieme a Bonaccini in questo momento, esatto, sì. Poi Arrigoni, Pedersini e Pignatti, quintetto abbastanza tipico in un momento importantissimo della partita. Vediamo Arrigoni, Arrigoni che va per la tangente perché alla fine va finisce per perdere il pallone. È stato ottimo il cambio difensivo di Piacenza su Arrigoni, ha prodotto la palla persa del numero 12 biancorosso e ancora su 63-65 Forlì non riesce più a mettere il muso avanti. Dordei solo per linee esterne, la manovra offensiva di Piacenza che prova sullo scadere di 24 la tripla che non va, e allora Bonaccini si va in angolo da Rombaldoni, prova a farsi vedere Pignatti che attraversa il pitturato, Soragna su Rombaldoni, duellone, poi duellone. Alla fine Arrigoni che prova e mette la tripla del sorpasso quando mancano 5.43 al termine del match, Forlì più 1, 66-65 e il palafiere alla bolgia. 21 i punti di Arrigoni, assoluto MVP questa sera, deviazione, anzi fallo proprio di Arrigoni, attenzione, quarto, deve essere il quarto purtroppo, sì, sì esatto, di Arrigoni, il quarto fallo di Arrigoni, che però è bene che rimanga in campo, vediamo cosa sceglierà. No, non lo toglie Garelli, no, assolutamente è troppo fondamentale, o non si è accorto del quarto fallo, glielo sta dicendo adesso il suo assistente. No, quarto resta, fallo resta, ma lo lascia in campo, è troppo prezioso il suo apporto, attenzione però, sì, però lo puntano, lo sì, puntano, beh, chiaramente Dordei prova a puntarlo, uomo d'esperienza, però la meglio Arrigoni che gli sporca il tiro, il rimbalzo di Forlì ed è Rodolfo Rombaldoni, il capitano dei biancorossi di Gigi Garelli, che scambia palla con Pignatti, ancora Rombaldoni, si va da Bonaccini,
Pignatti, marcato da Gasparin. Attenzione, non c'è fallo, non c'è niente. Può tentare la tripla Bonaccini. È lunga però, è di rimbalzo lungo, è di Gigi Dordei. Dordei. Piacenza può rimettere. Attenzione perché si è fatto male. Si è fatto male Dordei. E ho paura che sia finito il suo campionato. Aia. E questa è brutta perché è il ginocchio. Ginocchio sinistro di Dordei, andato, pare aver ceduto. Sì, è andato giù malamente a terra. Attenzione perché... Tra l'altro il ginocchio già operato, se non sbaglio. Ah, che brutto infortunio, sembra abbastanza grave. Vediamo, ora se ti metti il ghiaccio ovviamente sulla gamba di Dordei che è caduto a metà campo. Hai visto bene l'azione, Massimo? Com'è stato il momento? Deve aver sentito la fitta dopo. Lui ha preso il rimbalzo, tra l'altro era un rimbalzo... Sì, dopo un rimbalzo catturato, esatto. Non è che... Quindi sulla transizione si è girato. Secondo me ha ceduto di botta con la palla in mano ma sì. Forse ha messo male il piede, non lo so, perché è proprio appena sotto al ginocchio e guarda come lo portano via. Parlerei di tibia ma non sono un medico, non so. Sì, in bocca al lupo ma ovviamente al giocatore. Ora però Bizzozzi deve pensare a come rimettere in piedi il Metz, perché ovviamente è un giocatore fondamentale in questa partita, nell'economia di questa partita, ma soprattutto anche per il prosieguo di campionato. Eh sì, davvero speriamo per lui, e qui lo diciamo in tutta sincerità e umanità, che non sia l'ennesimo infortunio grave, perché era reduce da un infortunio alla spalla che le ha fatto saltare tutto il girone d'andata e era appena tornato. No, vedremo, tra l'altro, vedremo. Piacenza contava veramente tanto su di lui, perché l'hanno preso sapendo che avrebbe saltato tutto il girone di andata, quindi contavano veramente sull'apporto nella seconda parte di campionato e soprattutto nei playoff di un uomo di esperienza come Dordei. 4:53 al termine del match, Forlì è riuscita a rimettere il muso avanti. Adesso chissà cosa avrà raccontato ai propri giocatori coach Garelli per ridisegnare questi ultimi 5 minuti di partita. Rientra Infante, intanto vediamo Magrini, Finn, sì, no, Magrini, Infante, Gasparin, Samozza e Soragna. Questo è il quintetto di coach Bizzozzi. L'Unieuro in difesa, 4:53, un punto di vantaggio per gli uomini di Gigi Garelli, che ora difendono su Gasparin che è in possesso di palla, su di lui c'è Bonaccini, ancora il palleggio di Gasparin, c'è l'aiuto di Pignatti, va a sinistra Gasparin per due volte, è in una zona però abbastanza di nessuno. Samozza, scadono i 24 secondi, altra vittoria. No, fallo in attacco allo scadere proprio dei 24, c'è il fallo in attacco di Samozza, quarto fallo anche per lui, quarto fallo allo scadere dei 24 secondi, il sì. Fallo che ogni allenatore non vorrebbe mai vedere sanzionato a uno qualsiasi dei propri giocatori, ancor peggio se si tratta di Samozza per Piacenza questa sera. Bonaccini, ancora Bonaccini che ferma il palleggio, poi lo riprende in angolo per Arrigoni che può provare a prendere il pitturato, quindi si va da la palla che arriva nuovamente da Arrigoni, avevamo l'arbitro davanti, ci impallava l'azione. Fallo non di Arrigoni, forse di Vico. Il fallo di Vico. Esatto, per Arrigoni sarebbe stato il quinto, terzo invece di Sebastian Vico. Nell'azione precedente onestamente Pignatti ha rinunciato un tiro che invece non deve assolutamente esimersi dallo scoccare, un giocatore come Pignatti non deve aver problemi di questa sorta. È nelle sue corde, una conclusione di quel tipo lì, appena dentro la lunetta, è un tiro assolutamente da prendersi. Evidentemente stanno un po' tremando anche le gambe ai giocatori di Gigi Garelli, partita vera come dicevi tu poco fa. Però la difesa è cambiata totalmente, altro recupero di Vico e fallo a metà campo di Piacenza che deve fermare così l'argentino di Santa Fe. Che onestamente, Frambo, in attacco non è riuscito mai a liberarsi se non sporadicamente per le sue conclusioni,
però non ha mai ceduto di un millimetro a livello di intensità di gioco, anche in una serata difficile come questa, creando anche per i compagni. E Vico, lo vedete, sempre al centro del gioco, e lui a portare palla in questo momento, è il vero regista di Forlì. Raddoppiato, deve rigiocare, ancora palla fuori per Bonaccini, Rombaldoni, Rombaldoni contro Soragna, Rombaldoni va dentro, ancora 6 secondi per il tiro, Bonaccini in angolo, Vico deve forzare, Vico segna con le mani addosso, Seba Vico, 69-65. E Piacenza sembra avere accusato l'infortunio di Dordei, psicologicamente sicuramente ha qualcosa lasciato, almeno anche inconsciamente, nei ragazzi di Piacenza, mentre Rombaldoni va a recuperare un'altra palla. C'è il recupero difensivo di Rombaldoni, 69-65, quando mancano 3 minuti e 14 secondi al termine del match. Forlì sembra averla svoltata e Gigi Garelli richiama in panchina Pignatti per mettere in campo Paolo Rotondo. Massimo, scusa se ti fermo, ma segnaliamo una cosa: mancano 3 minuti adesso e 4 secondi, Piacenza non ha ancora segnato in questo quarto, non ha ancora segnato. Segna invece e lo fa la par suo Paolo Rotondo con il gancetto, il più 6 per Forlì, massimo vantaggio, direi, se non erro, della squadra di Gigi Garelli proprio nei minuti finali di partita. 14 palla, Rotondo. 14 punti per Rotondo, che era un po' scomparso nell'arco del match. C'è bisogno anche di lui ovviamente in questo finale al Cardio Palm qui alla Palafiera. 71-67, più 4 per Forlì, palla proprio per Rotondo. Eccolo davanti Rotondo. A Sezza Infante, prova ancora una volta con il gancetto, però passi, va giustamente, va a commettere passi nitidi, quelli segnalati dal direttore di gara, ed è la sesta palla persa. Rientra Dordei, sesta palla persa intanto di Rotondo. Niente di grave dunque per Dordei, sembrava veramente per la sua reazione, esatto, 2:18 dalla fine, rientra per Samoggia, vediamo ora Gasparin, forza, però segna, e attenzione perché ritorna a meno 2 in questo momento la formazione di Bizzosi col 13° punto di Gasparin. Vediamo se Vico ha preso forza dalla tripla messa poco fa. Sembrerebbe fallo. Di no, fallo intanto tattico di sicuramente Rotondo. Ovviamente non doveva concedere la transizione in contropiede agli avversari. Bene ha fatto Rotondo a commettere fallo. Fuori intanto Bonaccini, dentro Michele Ferri, playmaker titolare della formazione di Gigi Garelli, con la rimessa che viene affidata a Soragna. Ultimi due giri di lancette, Massimo, con 2 soli punti di vantaggio per Forlì, che era andata anche sul 71-65. Bisogna resistere, stringere i denti con le unghie, con i denti in questo finale di partita. Ora con Dordei che cerca Soragna, l'aspetta, Soragna sempre marcato da Rombaldoni in un duello specchio a specchio sulle due metà campo. Poi il pallone servito per Gasparin che pareggia di nuovo, attenzione, recupera 6 punti. Attenzione Piacenza, perché si è fatto male. Vico si è fatto male cadendo. Piacenza ha trovato nuovamente vigore dall'ingresso di Dordei. Si rialza Vico intanto. Ed è un tecnico dolorante. Tecnico a Garelli. Incredibile quello che sta succedendo in questa partita. Tecnico allenatore di Forlì, che non riescono a tenerlo a freno, deve intervenire Ferruccio Tassinari per fermarlo. Veramente su tutte le furie Gigi Garelli, addirittura in campo adesso a parlare con l'arbitro. L'importante è che Vico possa tornare a correre in campo. Vedo che non è cambiato, non lo cambiano, quindi evidentemente può rimanere in campo. Ora però Piacenza avrà un tiro libero con Soragna e poi palla la rimessa lato per effetto del tecnico combinato a Gigi Garelli. Cambio, esce in questo momento però Vico, entra Pederzini. Purtroppo non abbiamo a disposizione il replay, deve essere successo qualcosa sotto canestro sul tiro
di Gasparin nelle, diciamo, battaglie punti per eventualmente prendere il rimbalzo. È finito a terra Vico, probabilmente un colpo secondo la tesi di Forlì, proibito. Soragna e Lunetta, e segna ovviamente. 4 punti filati di Gasparin, se non erro, più sì, questo libero di Soragna. 72 Piacenza, ancora deve essere aggiornato il punteggio sul tabellone del Palafiera, a 1.37 del parziale di 7-0 per Piacenza non in questo finale. Non è stato aggiornato il tabellone, direi. No, ancora sì, adesso in questo momento. Magrini prova ad andare lui fino in fondo, poi riapre il gioco dall'altra parte con Gasparin, ancora per Magrini, c'è l'aiuto difensivo, Rotondo ci mette le mani, il tiro che però trova il canestro di Matteo Soragna. 3 punti di Soragna e il parziale diventa 9-0 per Piacenza. Ovviamente time out, 1.15 dalla fine per Gigi Garelli, che rischia di veder compromesso tutto quello che di buono Forlì ha fatto nei primi 7 minuti abbondanti di questo quarto, quando Piacenza ancora non aveva fatto un solo canestro, e dopo è arrivato questo 9-0. Piacenza sembrava aver accusato l'uscita di Dordei, poi invece ha, allo stesso tempo ha tratto vigore invece dal suo nuovo ingresso in campo, e ha ribaltato il risultato che sembrava ormai andare decisamente verso Forlì. 71-74, 3 punti, per carità, 1 minuto e 15 è una vita con 3 punti da recuperare nella pallacanestro. È chiaro che c'è bisogno di tutti per Garelli in questo minuto e 15 secondi, torno a ripeterlo, soprattutto di Vico in attacco, sì, che sembrava essersi schiodato con la tripla, poi in realtà è andato a sbagliare un appoggio. Vediamo se è proprio Vico ad effettuare la rimessa, è così. C'è ancora Rigoni, c'è ancora Rombaldoni in campo, c'è Michele Ferri e lui a ricevere ora il pallone dalle mani del compagno. Rotondo, esce lui, serie di blocchi, alla fine consegnato per Vico, che prende il tiro da 3 punti sul primo ferro, il rimbalzo conquistato da Gasparin. Solo maglie piacentine a rimbalzo, per il rimbalzo lungo preso da Gasparin, attenzione perché prova a ringhiare e a recuperare palla Vico, rimane però nelle mani dei giocatori di Coach Bizzozzi. In questo momento è Soragna 8 secondi, 7 secondi di districarsi in attacco, 3 secondi rimasti per Piacenza e si va verso l'infrazione 24. Buona difesa di Forlì a 38 secondi e 30 dal termine del match, con 3 punti da recuperare. Ora bisogna mettere il famoso tigre nel motore. Con 38 secondi ci stanno 2 attacchi, ovviamente Forlì non può esimersi dal segnare questo. Un canestro da 3 o da 2, in questo caso farebbe poca differenza, dopo si potrebbe ancora fermare il tempo con un fallo. Vediamo Rombaldoni, c'è grande aggressività, il fallo lo spende Piacenza invece. Lo spende Soragna, ha deciso di giocarsi l'opzione fallo. Sì, attenzione, 26 secondi. Sì, perché Forlì non è in bonus, Forlì di falli ne deve spendere 2. Sì. Per mandare Lunetta a Piacenza, e questo è un dato importante. Rombaldoni intanto in Lunetta con questi 2 tiri liberi, di secondi ne rimangono 26 e quindi bisognerà... Tiri liberi di importanza capitale, il pallone pesa tantissimo ma è nelle mani dell'uomo più esperto, il primo va a segno, Rodolfo Rombaldoni, argento olimpico, a decidere suo malgrado il match qui di Forlì. Sbaglia però il secondo, il rimbalzo è di Dordei, la palla nelle mani di Magrini, Soragna l'MLM va a guadagnarsi l'angolo, dall'altra parte invece riceve palla Dordei, ancora Gasparin, prova Michele Ferri a fermarlo, ovviamente deve commettere fallo perché i secondi passano, 13 e mezzo al termine del match secondo. E Forlì deve ancora recuperare 2 punti. Sì, adesso può tenere la palla fino in fondo Piacenza, ergo Forlì farà fallo e c'è il time out. Ovvio che la partita è tutta nelle mani della squadra ospite, in Lunetta avranno poi la possibilità assolutamente di chiuderla con 2 liberi. E anche se non è
non ha fatto nulla dal punto di vista offensivo nei 2 minuti 18 in cui era entrato in campo. In realtà in quei 2 minuti 18 Dordè ha cambiato anche psicologicamente la partita. Come ti dicevo, sicuramente la chiave di questa partita, uomo su cui contano tanto, e lo si vede anche da questi atteggiamenti, dall'atteggiamento che i compagni hanno nei confronti di Dordei in campo. Vediamo adesso, sono tutti buonissimi giocatori. C'è tensione al Palafiera stasera. Sì. Sono tutti buonissimi tiratori di liberi, giocatori di Piacenza, anche se poi di liberi oggi ne ha tirati veramente pochi, appena 4, di cui 2 per falli tecnici con Soragna. È difficile scegliere. Il cambio. Obiettivamente Forlì non ha neanche tanto tempo per effettuarle, delle scelte che poi trovano hanno sempre, diciamo, il valore che hanno, cioè poco. Vediamo quale sarà. Non certo Soragna, giocatore su cui Forlì potrà spendere fallo, perché Soragna va a effettuare la rimessa. Ma io l'avrei tenuto in campo per prendere i liberi, a glaciale di solito. Comunque, ecco qui. Beh. Non c'è fallo, c'è adesso. Sì, su Samoggia. Fallo di Arrigoni è il quinto. Fallo, quindi Arrigoni deve salutare la compagnia. Vediamo chi metterà in campo Gigi Garelli, che sembrava non essersene accorto. Ovviamente Pederzini pronto a prendere il posto di Marco Arrigoni. Pederzini, peraltro, lo ricordiamo, miglior tiratore del girone di Forlì. Due tiri di Samoggia, è lui il giocatore a cui Piacenza si aggrappa per portare a casa questa partita. Il primo lo realizza, se mette anche il secondo Piacenza avrà sbancato il Palafiera. E segna Samoggia, 4 punti di distacco, gara in tasca, salvo clamorosi terremoti a Piacenza. Time out comunque. Time out ovviamente per cercare di guadagnare la rimessa in zona d'attacco per Forlì. 7-2-7-6, 4 punti da recuperare in 10 secondi, anche se la pallacanestro ci ha riservato tanti miracoli. Difficile pensare che Forlì questa sera possa riuscire a ribaltare il risultato in così poco tempo. Forlì che ha sempre fatto fatica nel corso del match, ha sempre inseguito Piacenza, e quando è riuscita a mettere poi il muso in avanti anche di 6 punti, in realtà non ha trovato l'alchimia giusta per contendere a Piacenza il prosieguo del match. Piacenza che è riuscita poi a rientrare, giovandosi anche del rientro in campo di Gigi Dordei. 7-2-7-6, 10 secondi, rimessa per Forlì. Quanto pesano, Paso, in un finale così, tecnici presi nel corso dell'ultimo quarto? Tantissimo, prova ne sia che su quel tecnico di Gigi Garelli Soragna ha messo 3 punti, il libero e il canestro, che poi ha dato, se non sbaglio, il 71-74, esatto, 1 minuto e 15 secondi. Vediamo, 10 secondi ancora per le residue speranze di Forlì. Non c'è fallo ovviamente, Piacenza si guarda bene dal fallo, recupera addirittura il pallone, anzi ci va vicinissima da recuperarlo dall'anticipo su Pederzini, sempre con un Matteo Soragna prevedibilmente decisivo nei finali punto a punto, come è stato. Sì. E poi ti chiedo anche quanto possa contare la desuetudine ad affrontare finali di questo tipo in un campionato come questo di Serie anche B. Anche questo conta assolutamente. Intanto c'è il canestro di Rombaldoni, il fallo di Vico immediato su Gasparin, ma manca un secondo, uno alla fine della partita. È vero però che Forlì ha giocato una partita sulla carta verissima appena una settimana fa, poi è stato merito suo ed è merito anche di Cecina a renderla una gara in cui praticamente dopo 15 minuti si pensava già a ribaltare il meno 17 dell'andata, e quindi cavalcata trionfale di Forlì in Toscana. Di sicuro oggi la squadra biancorossa non è stata in grado di interpretare né offensivamente né difensivamente, se non in difesa nei primi 8 minuti dell'ultimo quarto, questo match da par suo. In attacco tanti problemi nella circolazione della palla, nel trovare un tiro fluido, tutto ciò che invece era riuscito appena 7 giorni fa.
Vico, francabollato come forse nessun altro è riuscito a fare in questo campionato da parte della difesa di Piacenza, quindi giù il cappello sotto questo aspetto. E un Samozza che si dimostra un acquisto doc per Emiliani, 17 punti, è il miglior marcatore della partita per Piacenza. Buon esordio di Samozza, sotto canestro comunque ha fatto un po' quello che voleva, sbaglia intanto il primo dei due tiri liberi Gasparin, 8 decimi, scusatemi, sì, Gasparin sbaglia anche il secondo probabilmente apposta, e Piacenza vince dopo questo secondo errore voluto di Gasparin. 76 a 74 al Palafiera, esultano Garelli, mentre Garelli invece va a lamentarsi e non poco. È clima playoff, eh sì, è vero, clima tensione. Playoff, eh sì, per quello che ha fatto vedere per 30 minuti, ovvero fino alla fine del terzo quarto, onestamente meritata la vittoria di Piacenza. Poi negli ultimi 10 minuti Forlì aveva completamente cambiato la gara, e invece Piacenza ha avuto la zampata, colpo di coda, tensione anche con coach Bizzosi, onestamente, che è stato allontanato da Ferruccio Tassinari, mentre Piacenza esplode di gioia anche Sanguinetti con tanto di stampelle per la frattura da stress al piede sinistro, balla coi compagni. Insomma, Piacenza si candida ad essere una squadra davvero importante nella post-season. Eh sì, post-season e play-off, sicuramente Piacenza giocherà un ruolo importante, questo lo si sapeva già. Sconfitta che speriamo sia propedeutica invece per Forlì, che fra poche giornate dovrà ospitare qui 100. E questo per noi è tutto. Enrico Pasini e Massimo Frambos vi salutano, vi danno l'appuntamento alla prossima gara interna della Pallacanestro 2.0 15 Forlì. Buona serata a tutti.